Allora, sperando che la qualità del video sia abbastanza decente, oggi andiamo a creare insieme dei barattoli scintillanti, dei barattoli luminosi, insomma, una decorazione per la casa, per la stanza, che secondo me fa troppo chic. Sto scherzando, comunque è molto carina. Allora, ci occorrerà ovviamente un barattolo. In questo caso utilizzerò questo qua, che è delle candele, infatti ne ho due qua perché vorrei farne due, e in particolare voglio spendere due parole su queste candele. Devo dire che sono molto molto buone. Non parliamo di Yankee Candle, ma di Village Candle, e il che sono ottime. Queste qua in particolare hanno una durata di 55 ore, e devo dire che parlo di queste due, quindi di menta e di pompelmo rosa. Devo dire che ho preferito di più la menta, sicuramente batte tutto, anche se pompelmo, devo dire che forse è un pochino troppo aspro, però si sentiva, e quindi dall'umore anche dipende molto la profumazione, secondo me, la candela che accendiamo, quindi la maggior parte ho preferito menta. Allora, partiamo subito appunto, utilizzerò questo qua e ci occorreranno semplicemente questa. Non è nient'altro che sabbia colorata, bianca. Su AliExpress ho trovato di tutti i modi possibili e immaginabili. Io l'ho presa trasparente e si illumina al buio. Adesso, sperando che si sia caricata un po', vediamo. Un pochino si vede, dai. Sì, un pochino si vede. Comunque, praticamente funziona sulla stessa base delle stelle che molto spesso si mettono nelle stanzette, e sarebbero queste qua trasparenti, che appunto a contatto, quindi stando sempre esposte alla luce della lampadina, insomma, nella stanza, quando andate a spegnere la luce, queste si illuminano, appunto, si illuminano al buio. Sulla stessa filosofia abbiamo la sabbia. Non ricordo il rivenditore, ma comunque le trovate veramente scrivendo tipo luci, polvere colorata e quant'altro. Il prezzo me lo ricordo perché è una sciocchezza e mi fa anche sorprendere il fatto che siano arrivate. E costava 20 centesimi, tipo, veramente una cifra irrisoria in questo caso qua. Adesso non vorrei dirvi che occorre la colla, perché andiamo a fare veramente anche un test insieme. La prima cosa che vado a fare però, che non registro perché è una scemità, in fin dei conti, è appunto pulire il barattolo. Quindi andrò a togliere la cera che c'è ancora sul fondo e che ho provato a accendere più volte, ma niente. E andrò a togliere la cera e andrò a lavare col semplice sapone per piatti il mio barattolo. Una volta che il nostro barattolo è pulito, ovviamente, ho provato già a mettere la polvere all'interno, ma non attecchisce, quindi andiamo di colla vinilica. E quindi, bene o male, è lo stesso procedimento del barattolo glitter, forse il primo video che feci, non ricordo, vi lascio comunque nell'infobox tutto. Solo che, a differenza di quel metodo là, mi vado a fermare poco prima della conca del fondo del barattolo, e mi vado a fermare a livello quasi della cera, diciamo. Scusatemi il cane, ma stanno sparando dei botti e quindi il mio cane ha paura e paglia. Utilizzo quindi una semplice colla vinilica, in questo caso qua è quella lì del Lotion Tranquilla, e vado a metterne una generosa quantità all'interno, e con un pennello, mi raccomando, deve essere un pennello scrauso, altrimenti non vale. Sto scherzando, ragazze. Vado a stendere la colla. Una generosa quantità, prendo le due bustine. A questo punto qua le devo riordinare sperando che arrivino. Le verso all'interno. Facciamo che verso prima una. Ah, non si fa, ragazzi.
Penso di sì. Non tantissimo. Voglio un bel effetto, non voglio un effetto brutto. Quindi metto anche l'altra e la vado a stendere. Facendo questo movimento qua, in modo che... E una volta fatto, appunto, il nostro barattolo deve... dobbiamo lasciarlo asciugare per qualche ora. Sicuramente adesso è sera, quindi non penso di farvi vedere il risultato subito, ma pubblicherò una foto su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, mi trovate cercando la ragazza con il codino tutto attaccato, ma trovate tutto quanto scritto nell'info box. E mi raccomando, iscrivetevi e tanti pollici in su se questo video vi è piaciuto, se ne volete altri su questo genere qua. E sostenete sempre il canale, mi raccomando. Io vi ringrazio per questo video e alla prossima. Ciao bellezze!